Perché il Monaco ha vinto la Coppa di Francia e ha chiuso questa carriera tanto sofferta, tanto emozionante, agrodolce per eccellenza, con una coppa portata in bacheca e con un uomo con la maglia numero 10 che ha fatto ancora il marziano. E allora pronti ad emozionarci ancora, perché questa carriera partiva a ottobre con È già di Vasco Rossi, colonna sonora, perché tornavamo dopo la pausa su FIFA 20 in cui ho raccontato una carriera. Prima stagione 50 gol per Ben Yedder, che poi il secondo anno si è fatto male. Siamo passati in zona rossa, l'abbiamo affiancata alle telecronache, prima Sport Italia, poi a DAZN, ma c'è sempre questo signore qui che alza la coppa, che ci fa emozionare. Never give up, comunque sia ragazzi, e ci vediamo su FIFA 22. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. ...7788 giorni dopo, il Brøndby è sul tetto di Danimarca. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti su FIFA 22 e all'interno di questa nuova carriera con il Brøndby. Carriera che parte oggi, 11 gennaio 2022, con qualche mese di ritardo rispetto alle vostre richieste, ma è pur vero che abbiamo finito quella con il Monaco, che avete rivisto prima dell'intro di questa, insomma, a novembre. E quindi oggi ripartiamo molto carichi, con tante ambizioni, con il sogno, anzi con la realtà che si va a trasformare in sogno. Questo è stato il trailer che è uscito qualche giorno fa sul canale e da cui dobbiamo partire, da quella realtà, dal Brøndby campione di Danimarca che giocherà i preliminari di Champions League in questa nuova avventura all'inizio, poi si vedrà come andrà, ma è per l'appunto un Brøndby che deve rinforzarsi sul mercato realisticamente e quindi non andando a prendere giocatori clamorosi e irrealistici, però qualche colpo in mente già ce l'ho, magari anche qualche ritorno per i giocatori che sono partiti quest'estate. E allora, questo è il menù, questo è il primo torneo che faremo, la Coppa Internazionale Europea, con squadre francamente abbastanza, insomma, in realtà due su tre le conosco, quindi non dire che faccio lo splendido, perché a parte il Groningen conosco lo Sparta Rotterdam e il Wigan Athletic, di conseguenza va tutto bene così. Prima di partire, di mettere la concentrazione sul mercato, io non posso che ricordarvi di supportare questa serie e il canale, quindi lasciate un like sotto questo video, iscrivetevi al canale se siete nuovi e attivate la campanellina per non perdervi nessun contenuto in uscita. Poi vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, perché ieri sapevate esattamente la data e l'orario d'uscita di questo video seguendomi lì, siete semplicemente più in contatto con me. E poi aiutatemi a comprare la maglia del Brøndby, ragazzi, questa è una cosa che io iniziare il video con questa maglia bella, patriottica, giusto così, però la realtà è che se voi andate su internet è davvero complicato comprare la maglietta del Brøndby. Non ho ancora avuto la possibilità di volare a Copenaghen e quindi non l'ho presa, però giuro che ci provo, nei prossimi mesi ci proviamo. Obiettivo entro la fine della prima stagione, ricordatevi questa cosa, anzi datemi già una preferenza, maglia di gioco o felpa, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti. Adesso, occhi sul mercato, vi faccio vedere e vi racconto subito gli uomini ai quali ho pensato, anzi abbiamo pensato, con il vostro aiuto, su Instagram. Prima però di mostrarvi i giocatori che ho ritenuto utili al progetto, dobbiamo partire dalla rosa attuale, che è questa qui, in particolar modo con quest'11 e questo modulo, che è molto difensivo, molto nazionale. Il Brøndby di Fredriksen ci ha vinto il campionato, anche se poi ha perso qualche giocatore dalla vittoria. Io quindi ho pensato di rendere il Brøndby una squadra un po' più europea, e il modulo che preferisco in assoluto, lo sapete se mi seguite da tanti anni, è questo qui, 4-2-3-1, che però, come vedete, attualmente ci lascia un pochino scoperti, perché Bruce è un esterno a tutta fascia, che però non è propriamente un'ala offensiva, quindi è più un terzino, ma chiaramente lì in alto a destra non potrebbe esserci nessuno, e quindi dietro
Gammel B, che è uno che contiene maggiormente, ma Bruce, ripeto, è molto adattato lì e quindi è già un ruolo da coprire. Potrebbe giocare Edlund da quella parte, ma poi rimarrebbe scoperta la corsia di sinistra, dove all'occorrenza c'è Mensah, che però a quel punto lascerebbe scoperta la posizione di esterno basso. Quindi qualcosa da sistemare in questi ruoli, per esempio, c'è, ma non solo, perché come vedete abbiamo un portiere che non è un fenomeno, che magari lo diventerà, perché ho avuto modo di commentarlo in questi mesi e non è malissimo, anche se ogni tanto papera esageratamente, però è un classe 2001, è molto giovane e quindi ci serve un portiere un po' più esperto. Traduzione, questi sono i giocatori a cui ho pensato. Si parte dal sogno a centrocampo: Christian Eriksen, irrealistico secondo FIFA, paradossalmente realistico per la realtà, perché lo sapete, Eriksen non può giocare in Italia, è stato praticamente svincolato dall'Inter e quindi cerca nuovi orizzonti, soprattutto pare in Danimarca, campionato che comunque lo fa sentire a casa perché è danese, è cresciuto lì, e il Brøndby potrebbe essere una squadra interessante. Ovvio che si parla di un giocatore che prende uno stipendio importante e qui bisognerebbe acquistarlo, al massimo prenderlo in prestito, quindi non è proprio un affare semplice, però è un giocatore che conoscete, insomma non serve che ve lo spiego. Chi conoscete un po' meno, ma conoscete, è Jesper Lindstrom, che il Brøndby lo ha lasciato in estate, dopo aver vinto lo scudetto, direzione Eintracht di Francoforte. Qui l'ho aggiunto perché non potevo non aggiungerlo, però è realmente molto difficile riprenderlo, almeno adesso, credo non sia possibile perché si è appena trasferito all'Eintracht. Magari a gennaio ci possiamo provare. Però, giocatore che possiamo in teoria, adesso ci pensiamo, prendere adesso perché ha già una clausola, è l'asse Wigan, altro giocatore che ha lasciato il Brøndby a maggio dopo aver segnato uno dei due gol scudetto dell'ultima giornata, in particolar modo il primo, che insomma ricordate abbastanza bene. L'asse Wigan al tramonto del primo tempo segna ancora la Nordsjælland, lui che è cresciuto col Midtjylland, lui che sta distruggendo i sogni del titolo dei lupi di Erling e sta gonfiando quelli del Brøndby. Wigan ci serve perché numericamente e qualitativamente, io ho giocato qualche partita col Brøndby su FIFA 22, non siamo messi proprio bene, quindi dobbiamo partire forse da lui come priorità. Poi però voglio i giovani, magari in prestito, ma un altro giocatore che ho provato tanto, paradossalmente su Ultimate Team, e mi ha convinto tanto online, è Alessio Riccardi della Roma, Roma che è disposta, ho già letto, a darlo in prestito, e quindi questi possono essere i primi due colpi che andremo a fare. Poi si passa al portiere, ve lo dicevo, in porta ho aggiunto in realtà tre portieri. Parto da uno che in Danimarca si è giocato, anche se al Copenhagen, che è Robin Olsen, ma non mi fa impazzire come scelta, oltre ad essere molto complesso perché è di proprietà della Roma ma in prestito allo Sheffield, quindi un giro un po' particolare ed è realmente molto complicato. Più fattibile Mirante, che ha il contratto in scadenza tra 12 mesi, oppure Pinsoglio, che è un po' più giovane, però adesso vediamo, il più fattibile dei due. In mezzo lui, perdonatemi sulla pronuncia, io lo chiamerò Incapié, non lo chiamerò, famo prima, ma ditemi voi nei commenti come si pronuncia, ragazzi, non ho mai avuto la fortuna di commentare il Leverkusen e quindi non lo conosco, bisogna riconoscere i propri limiti, quindi ditemi voi qual è il modo di pronunciarlo correttamente. Lui è un giovane, però è anche vero che il Brøndby dietro, me l'avete consigliato lui su Instagram, di giovani ne ha. C'è per esempio Cembe, che è stato acquistato in estate già dal Brøndby Reale, e quindi ho pensato, perché non prendere qualche giocatore esperto per completare quel reparto lì, sia se giochiamo con due centrali, sia se giochiamo con tre centrali, e quindi o a 4 o a 5 dietro, vediamo. Quindi Bangard, volendo, giocatore della Sandnes Ulf, che è molto esperto, o Ikonomu, che è anche una vecchia conoscenza del campionato di Serie A e quindi magari è un giocatore più esperto. Poi ho pensato agli esterni, insomma dobbiamo fare molto lavoro, ragazzi, esterni del Midtjylland, perché tra i consigli che mi avete dato ci sono stati, vabbè, prova a depotenziare un po' comunque anche qualcuno, in particolar modo il Midtjylland, che è la tua rivale, anche perché poi sarà molto difficile questa stagione per il livello di difficoltà, ma ci arriveremo. E quindi ho pensato a Isaksen, che è molto giovane, 20 anni, più esperto e forse anche più utile per il mio modo di giocare e per quella corsia di sinistra, perché io Edlund lo vedo più a destra. Mabil, aver Mabil. Lo porta a spasso, poi pennella per Mabil al volo! Mabil! Sempre lui! Grande giocatore australiano, lui poi può giocare anche a destra.
considerando le limitazioni, i limiti del Brøndby di formazione, di rosa in questo momento, e considerando i giocatori che vi ho fatto vedere, manca sicuramente qualche esterno basso, nel senso che noi possiamo provare a mettere Bruce e Mensah bassi, spero reggano, ecco, cioè magari un esterno in più andrebbe preso in quella zona di campo. Ovvio che in questo episodio giocherò, come sempre faccio, la Coppa Internazionale Europea, e quindi vi darò i miei punti di vista, e da quelli ripartiremo e ripartirete voi qui sotto nei commenti per darmi qualche consiglio. Però intanto qualcosina vorrei cominciare a trattare, e direi che partiamo dal centrocampo, in particolar modo dall'asse Wigan, che come vedete alla clausola di 2 milioni e mezzo si paga e salta la trattativa con il club. Ora però andiamo a trattare per il contratto. Peraltro io sto facendo lo splendido perché mi sembrano pochi 2 milioni e mezzo, ma il Brøndby non ha delle finanze, ragazzi, importantissime, eh? E quindi vediamo. Intanto questo è il nostro mister, l'avete già visto, capelli poco sobri, ma ho cercato capelli alla Pene di Segugio, tipo i miei, non c'erano, e quindi ho detto vabbè dai, mettiamo quelli lì, vediamo forse quelli più realistici. Allora, io direi che Wigan può essere, per quanto mi riguarda, un giocatore importante. Vorrebbe 3 anni di contratto e per me va bene. Bravo, bravo mister. Ma mi somiglia? Cioè, ho puntato molto quest'anno sul volto. Voi direte che me frega a me se te somiglia? Ma è una domanda. Accettiamo anche la non clausola. Secondo me un po' gli occhi mi somigliano ancora. Ora, non ci danno feed da questo punto di vista. Sapete che, a parte che non abbiamo una lira, ma zero proprio. Io non so quanto prende lui. Non so quanto offrire. Totalmente alla cieca. Ma totalmente, 10.000 più bonus di 30, ma molto alla cieca, ragazzi. Io qui non so nulla perché non ho messo l'osservatore a seguirlo, ma chiaramente è presto. Vediamo, perché quando andiamo alla cieca o gli regaliamo un polmone oppure ci chiudono la porta in faccia. Mi sembra un'offerta equa, secondo me gli abbiamo offerto un polmone. Vediamo, non so, fatemi sapere voi. Le due cose importanti: una, se siete soddisfatti della modalità d'acquisto; la seconda, se mi somiglia. Io comunque, gli occhi impressionanti. Preso Wigan, io andrei sul portiere, perché comunque è un ruolo in questo momento, secondo me, scoperto. Partiamo da Mirante, perché è in scadenza tra 12 mesi. Non abbiamo informazioni su di lui, però proviamo ad offrire proprio due spicci e vediamo che ci dicono. Riflettendoci, potevo anche giocarmi il prestito, perché adesso offerta per il cartellino è un bel casino. Quanto offro? 1 milione? È tantissimo 1 milione, ragazzi. €500.000. Guarda come ci rimandano a casa proprio. Ah, pensavo peggio. Ok, accetta, sì. Accetta. È vero che io mi dimentico che noi siamo il Brøndby. Quindi chi viene a trattare con noi, effettivamente, dal punto di vista economico, ha meno pretese. Se avessimo avuto il Monaco, per esempio, 7,30, sì. Non vi dico cosa, ecco. Tu vai alla macchina che ti raggiungo qualcosa. Forse sarebbe stato più realistico un Pinzoglio, per il fatto che non gioca la Juve, e quindi la cessione in Danimarca ci può stare. Mirante, in teoria, col Milan comunque fa il secondo o terzo portiere, quindi non lo so. Però fatemi sapere voi la preferenza. Ovvio che tra i due io andrei più su Mirante, che non c'è via manco per sbaglio, con quello vero. Ma comunque ruolo cruciale vorrebbe lui. Sì, sì, assolutamente. Con Hermansen che poi subentra nel turnover. Tu chi sei? Ah, il procuratore di Mirante. Direi un anno di contratto, realisticamente, perché ha 37 anni, perfetto. Non vogliono la clausola, va bene, accetta. Ecco, e qui casca l'asino. Non lo so, ragazzi, non lo so, abbiamo 28. Io a Mirante posso offrire questi. Posso offrire, no, non più di questi. È un bel casino. 28, sì, 28. 20 più 70 di... Qua ci fanno male. Qua ci lanciano qualcosa. Prendono la tazza, ce la lanciano. Vediamo un po'. Hanno accettato. Cioè, viene a giocare gratis. Ti piace Copenaghen? Ti piacciono le bionde danesi? Di' la verità. E ti capisco Antonio, va bene. Però vieni qui a giocare a pallone, possibilmente ad allenarti, perché sei il nostro portiere titolare. Ha sentito la fiducia, la confianza del mister, e allora va bene così. Abbiamo preso anche Mirante, due acquisti molto importanti per quanto mi riguarda. Andiamo su Mabil a questo punto, avendo sistemato un po' la situazione. Io però non ho idea di quanto costi. Ma proprio non ho idea. Rischiamo di farci sbattere la porta in faccia ora, per poi
tornarci magari tra un mese, comunque prima dell'inizio della stagione ufficiale. Però proviamoci nel dubbio. E quindi io direi che la proposta al Midtjylland può essere così, tanto per provarci, uno scambio di giocatori. Vediamo chi possiamo offrire noi. No, non ho ali? Bene. Centrocampisti li ho, almeno quello. Però chi ti do? Ti posso dare Borkait, che come il campo non lo vedrà mai. Vediamo se gli interessa. Ah, vogliono Pavlovic per Mabil. Posso dirvi la verità, ragazzi? Sì. Sì, perché Pavlovic è un altro di quelli che probabilmente non giocherà. Cioè, io ho in mente un colpo per l'attacco che è Adeyemi, ed è un giocatore molto interessante, che tra l'altro ha buttato fuori il Brøndby dalla Champions. Sono contento, sono gasatissimi. Molto bene. E procediamo. Fatemi sapere se conoscete Pavlovic. Siete malati, avete chiaramente dei problemi se conoscete Pavlovic, però comunque sia, se lo conoscete fatemi sapere se per voi può starci lo scambio. Intanto trattiamo con Aver Mabil. Allora, partiamo dal ruolo cruciale, perché come avete visto non abbiamo ali e questo lo sa bene anche il Midtjylland. Campioni di Danimarca senza... Che? Ho detto cruciale, lui vuole sporadico. Va bene, va bene. Sì. Ah, e qui ci suggeriscono loro qualcosa. Va bene, allora, controfferta perché il bonus lo togliamo sempre. Andiamo su modifica qui, lui prende poco. Ok, se lui prende così poco, sono sicuro di aver regalato i soldi a Wigan. A questo punto ci siamo proprio tolti i dubbi. Qui possiamo restare così. Vediamo un po' cosa dicono loro. Accettano perché vogliono chiudere la trattativa. Questo, signori, è un primo colpo fondamentale. Più degli altri due perché è un colpo chiave nel campionato danese. Cioè il Midtjylland che è campione 2020 e perde lo scudetto contro il Brøndby all'ultima giornata nel 2021, vende al Brøndby, vi contestualizzo tutto, uno dei migliori giocatori, che è Mabil. E quindi occhio, perché adesso possiamo andare a vedere un po' come risistemare la rosa e poi ci prepariamo a questo torneo estivo. E siamo così in questo momento, con Mirante tra i pali, Maxwell Rosted in mezzo, Bruce Mensah sulle corsie. Ovviamente le indicazioni non hanno più le frecce o comunque gli indicatori tra il giallo e il rosso dell'essere fuori posizione, perché li ho messi con sia le istruzioni sia la posizione reale che gli appartiene maggiormente. Centrocampo che è quello lì con Greve e Wigan pronti a subentrare. Sulle corsie siamo molto meglio adesso con Edlund e Mabil. Davanti c'è Ure. Ci manca un 9 e ci manca anche un 10 perché Slimane non è un trequartista. Lo è più Greve, però non mi convince onestamente al 100%. Quindi almeno per giocare titolare e immaginare un Brøndby europeo. Quindi meglio Slimane a questo punto, che comunque può giocare lì, ha un buon piede. Vediamo, perché il nostro obiettivo, almeno per gennaio, è Jesper Lindstrom. Se arriva Riccardi, può fare quel ruolo lì. E poi, soprattutto, vi ricordo il sogno, che però rischia di restare tale, Christian Eriksen, che però non ci voglio ancora provare per Eriksen, perché non voglio rimanerci male. Pensiamo al torneo estivo, vediamo un po' come risponde il Brøndby scendendo in campo. La Coppa Internazionale Europea del Brøndby comincia contro lo Sparta Rotterdam in un match divertente, ma in cui i danesi soffrono soprattutto all'inizio perché lo Sparta colpisce due traverse, la prima dopo 7 minuti l'abbiamo vista, la seconda dopo 21. Difesa ferma, Mirante che ancora deve calarsi nella parte. E allora davanti ci pensa l'asse Ure Mabil a dare spettacolo per tutta la partita. Prima la grande occasione per l'australiano che però calcia addosso al portiere. Al minuto 28 c'è la seconda occasione per l'ex Midtjylland. Stavolta imbeccato da Slimane, apre il piatto ma non abbastanza e c'è la seconda risposta nel secondo tu per tu che però promette bene. Ancora Ure a imbeccare Mabil che prima cerca l'assist, poi si mette in proprio, sfonda il palo, ma la cosa più clamorosa succede ora. Slimane tre volte e la terza sulla traversa porta vuota. La palla non vuole entrare, tanto sfortunato il Brøndby che però dopo la tanta sfortuna è fortunato al secondo del secondo tempo sull'iniziativa di Ure che cercava Slimane. Arriva il tocco fortuito e decisivo del difensore dello Sparta, come vediamo bene da qui, che si mette il pallone in porta da solo per l'1-0 dei danesi, che sono in fiducia e potrebbero anche raddoppiare. Sempre Mabil a iniziare qualsiasi azione da esterno a esterno su Edlund, che
perché sbaglia e il mister gradisce poco perché capisce che la partita può cambiare e così è. Difesa lenta quella del Brøndby e pareggio che arriva subito con il tap-in vincente di T al minuto 69. È un gol che risveglia dunque il Brøndby che va in avanti alla ricerca del gol del 2-1 che non arriva perché Slimane si divora una grande occasione e allora il Brøndby la vuole vincere ma si scopre, ripeto, i centrali molto lenti, Maxwell Rosted, e quindi ancora iniziativa dalla destra, cross e deviazione, fortuita sì, di un difensore sì, ma stavolta di un difensore in maglia gialla è Rosted, secondo autogol di una partita divertentissima che non è ancora finita, perché Mabil tanto per cambiare via l'azione, stavolta triangola con Divkovic, è entrato al posto di un infortunato Ure ma non è grave, starà fuori 5 giorni, i cross per Slimane che stavolta non sbaglia, fa 2-2 a 9 dalla fine e termina con un pari il primo impegno in European International Cup dei danesi, che poi tornano in campo per la seconda giornata contro il Wigan Athletic e partono bene. C'è Divkovic davanti al posto di Ure e la differenza si vede per questo colpo di testa al minuto 13, che è anche l'unico sussulto del primo tempo di un Brøndby, almeno della prima metà del primo tempo, perché si soffre difensivamente. Prima un avviso e Mirante c'è, poi il secondo avviso è quello buono di Lang che manda al bar Maxo saltandolo troppo facilmente, rivedremo anche dalla replay, e poi calciando fortissimo alle spalle di Mirante per il gol dell'1-0 che diventa 2-0 perché i danesi soffrono dietro. McLean per 1-2 micidiale batte ancora Mirante e porta sul doppio vantaggio una squadra che aveva anche vinto all'esordio e che in questo momento è qualificata e prima. Carattere e cuore per le squadre di Marconi che non mollano. Frendrup da Edlund che aveva sbagliato un gol simile all'esordio, questo lo segna riaprendo la partita e andandosi a prendere il pallone, perché poi il match cambia, qui colpevolmente altissima la retroguardia avversaria e allora proprio Edlund avvia l'azione, guarda Mabil, lo serve malissimo ma la palla arriva lo stesso e il destro c'è, è vincente al tramonto del primo tempo per il gol del 2-2, il primo di Mabil con la maglia delle Brøndby, che però torna sotto al minuto 9 del secondo tempo quando voleva e annusava la possibilità di completare la rimonta. Subisce invece il gol del 3-2, poi si scopre ancora di più, difesa sempre lenta, Mirante fa quel che può sul cucchiaio ma non basta perché Vaik sulla ribattuta riporta ancora a più 2 il vantaggio del Wigan come in avvio di primo tempo, e poi nel finale, nonostante il tocco di Mirante che è tutt'altro che perfetto, arriva anche il quinto gol di un Wigan che vince anche oggi, che stravince il girone e che si qualifica per la semifinale che il Brøndby sogna ma che in questo momento sembra un po' più lontana, e allora qualcosa va messo a posto, lo capisce il mister dal punto di vista delle istruzioni per i centrocampisti, e contro il Groningen deve essere un'altra partita che comincia come peggio non poteva, anche se Mirante non è d'accordo. L'avvio è shock, il Brøndby prova a tornare sul livello del mare psicologico da Ure a Mensah, che non è Mabil ma che come Mabil sbaglia sotto porta, sostituendo proprio l'ex attaccante del Midtjylland che entra nel secondo tempo, e dopo un assedio di 10 minuti Ure elegantemente imbeccato in verticale scava con il cucchiaio, minuto 68, Brøndby 1 avversari 0, con un gol pesantissimo che sblocca psicologicamente e anche tatticamente la partita, perché Ure avvia anche l'azione del secondo gol, guarda in mezzo dove c'è Mabil, lo cerca e il 7 sfonda la porta per il gol del 2-0 al minuto 72, un gol della tranquillità, arriva anche quello della serenità al 91esimo con Edlund che guarda Radosevic appena entrato, butta giù la porta ancor più di Mabil per il 3-0, esultano i tre autori del gol, esulta soprattutto la squadra di Federico Marconi che si qualifica proprio all'ultimo turno possibile per la semifinale dove affronta il Kortrijk, una squadra belga, una squadra che terrà il Brøndby molto arenato al limite della sua area di rigore praticamente per tutto il primo tempo, se le mani impegna sia Mirante che Maxo. Poi lo stesso Mirante deve rifarsi su Hakim al minuto 4 e siamo, ripeto, solo nei primi 4. Il primo e unico acuto del Brøndby del primo tempo è questo tandem Slimane-Ure con l'11 che calcia forte, poteva forse avanzare di più. E quindi Marconi dà le sue indicazioni, il primo tempo finisce così, nel secondo all'89esimo succede qualcosa di clamoroso. Guardate, Shembe appena entrato a cambiare proprio il ritmo difensivo, abbiamo capito che Shembe deve giocare perché è più rapido di Maxwell Rosted, quindi uno tra Maxwell Rosted più Shembe. Nel frattempo però il Brøndby riparte dal clamoroso possibile 1-0 per il Kortrijk, vorrebbe vincere la partita e clamorosamente ci riesce con questo rimpallo e con questo destro di Mikael Ure che ci ha già fatto capire in questo precampionato chi sarà
il bomber stagionale del Brøndby. Effettivamente, dopo il mini infortunio della prima giornata, fortunatamente solo 5 giorni, un bel sospiro di sollievo il mister lo ha tirato, perché ora il capocannoniere della scorsa edizione della Superliga è quindi finale che si gioca alla Johan Cruyff Arena, dove si affronta il Fortuna Sittard. Primo tempo in cui non succede nulla, secondo in cui sempre Ure prova ad infiammare, ma c'è l'ottima risposta in calcio d'angolo del portiere, che diventa protagonista, perché Ure in un secondo momento manda verso la porta Edlund, che stoppa male, riesce comunque a partire, rientra sul sinistro e ancora la risposta del portiere olandese. Poi addirittura la Fortuna rischia di vincerla con Fleming, ma Mirante non è d'accordo e in due tempi cancella i sogni di gloria degli ospiti e poi alimenta quelli del Brøndby. Ure lascia il pallone dentro perché si inserisce il ragazzino cresciuto nel vivaio, un tifoso del Brøndby, si chiama Morten Frendrup, fa 1-0 all'87esimo e regala l'European International Cup ai danesi al termine di due partite finite 1-0 per il rotto della cuffia, ma di tre partite in cui il Brøndby non ha più subito gol da quando è cambiato l'assetto tattico dietro, e quindi si finisce con l'esultanza, col déjà vu, con Maxo che alza la coppa, ma con una brutta notizia: Slimane si è fatto male e starà fuori 3 mesi, bisogna sostituirlo, e alla tre quarti il sogno resta Christian Eriksen. Ma voi consigliatemi qui sotto nei commenti quale possa essere la miglior soluzione, perché il campionato è alle porte, la sfida contro l'Aarhus è una stagione impegnativa, stanno per cominciare.